Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash, questo Pokémon creato dai fan in cui ripercorriamo le avventure di Ash dal cartone animato da Kanto, quindi dalla prima stagione, fino ad Alola. Nella scorsa parte avevamo iniziato ad esplorare Azzurropoli, avevamo ribattuto di nuovo Misty, avevamo preso Primeape e Eevee e avevamo incontrato Gary. Ma ora andiamo al Number One Grand Prix, guardalo qui. Number One Grand Prix. Io devo essere sincero, non ricordo l'episodio in questione nell'anime, non so se io l'abbia mai visto, ma qui dentro dovremmo incontrare, se non sbaglio, anche Brock. Eccolo! Siete pronti? Questo sarà un episodio molto di combattimento, eh? Andiamo a risfidare Brock, prima di tutto. Eccolo qui. Hey Glacial, così stai entrando nel torneo anche tu? Bene, bene. Iniziamo subito. Sì, facciamo questo torneo. Combattiamo contro l'allevatore Brock, che manda in campo Geodude. Io per l'occasione mi ero messo davanti Squirtle, che lo colpirà con Aqua Tail. Ok, Seismic Toss può far male, ma noi andiamo con Bubble Beam. E il Geodude di Brock ci lascia, mentre il nostro Squirtle sale e vorrebbe imparare il Shell Smash. Cos'è, con Kilama? No. This is a breakfast shell, lowering his defense, but sharply raising attacking and speed stacks. Dato che il nostro Squirtle effettivamente è un attaccante fisico, Skull Bash non lo userà mai nella vita. Dai, inseriamogli Shell Smash. Ah, è morto così Brock? Aveva solo Geodude? Ma sei una pippa, Brock, ma scusami. Ma dove sono i tuoi Pokémon? Diventerò più forte anche io. Fino ad ora continua a lavorare duro Glacial. Ma fai cagare, Brock, ma scusami. Vabbè, dettagli. Cioè, dove sono tutti i tuoi Pokémon? Onix, Zubat? Niente da fare. A questo punto, mettiamo davanti PG8 e iniziamo a battere questi allenatori. Pensi di essere tosto, ci dice questo cintura nera. Questo Aron, che manda in campo il suo matchup. Noi mandiamo PG8, vediamo che è più tosto. Avessimo attacco d'ala qui sarebbe molto più semplice, eh? Purtroppo abbiamo solo Raffica, dobbiamo farci bastare questa. Però qui PG8 potrebbe prendere un bel po' di punti. Vai. Non perderò. Mi sa che perderai, caro il mio Itoshi. Vabbè, Machoke, eh? Interessante. Questo ci varrà tanti punti esperienza. Sempre se riusciamo a batterlo. Appunto, sempre se riusciamo a batterlo. Sostituiamolo. E mandiamo in campo Bulbasaur. Vai. Ok, lo Zip è colpo basso, vero? Ci abbassa la velocità, noi però usiamo Leech Seed. Iniziamo a curarci su quel macho, ok? Appunto. Ecco fatto. Poi Seed Bomb. Ecco fatto, bene così. Muore? Perfetto. Il Machoke è andato. E abbiamo battuto anche Hitoshi. Diamo una curatina ai nostri Pokémon senza andare ancora al centro Pokémon, che anche basta. Usiamo delle pozioni. Su PG8, vai. 3 su PG8. E 2 su Bulbasaur. Squirtle lasciamolo lì, tanto non penso che lo useremo in questo caso. Se solo una pietra di fronte al mio cammino, un'altra pietra di fronte al mio cammino. Non so come tradurre Stepping Stone. Qui usiamo ancora Gust. È super efficace, però mi sa che questo Poliwrath sarà un po' tosto da battere. Mandiamo Pikachu. E usiamogli una bella scintilla, eh. Ah, pure paralizzato, un po' si gode. Usiamogli una bella scintilla. Esattamente. Vi ricordo che questo Pikachu è fisico, è un attaccante fisico, perché ha una natura che gli abbassa l'attacco speciale. Quindi per forza di cose dobbiamo optare per una cosa fisica. Allora, usiamo un Awakening su PG8. E continuiamo. I'm pumped up. Ok.
sono bello pompato, il signor Hideki. Ah, con Machamp, ah, beh, effettivamente è bello pompato, sì. E avessimo attacco d'ala, qui sarebbe un tweet che io, cioè, due colpi e lo butteremo giù. Con Raffica ce ne mettiamo quattro. Sempre se riusciamo a batterlo, infatti non riusciamo a batterlo. Cambiamo Pokémon e mandiamo Bulbasaur, vediamo se lui riesce a batterlo, eh. Pur con un turno di svantaggio, vediamo. Seismic Toss, ok, lo regge un po'. Usiamo Leech Seed per curarci un po'. Vai, vai, vai. Poi mi uso una super pozione. Ecco qua. Così questo stupido Machamp. Ah, usa tra l'altro vendetta, sto infame. Voleva vendicarsi di una cosa che non gli ho fatto. Ti sta bene. Ed ora Seed Bomb. Seismic Toss non dovrebbe ucciderci. Mentre noi con Seed Bomb ci portiamo a casa la kill. Pidgeotto a livello 30. Bulbasaur a livello 29. Niente male, niente male. Niente attacco d'ala. A questo punto faccio un saltino al centro Pokémon per curarmi del tutto i Pokémon. Anche per quanto riguarda i PP delle mosse. Anche se vabbè, non serve molto. Cioè mancano davvero pochi allenatori là. Però perché non farlo? Tanto il centro Pokémon è qui a due passi. Ecco fatto. Nel frattempo ditemi pure cosa ne pensate di questa parte di Pokémon Fire Rush. È una parte un po' di, diciamo, rilassamento. Sì, abbiamo rincontrato Misty, abbiamo rincontrato Brock, ma non ci sono grossi eventi per adesso. Andiamo a battere lui. Io sono la tua prossima sfida. Ok, signor Giant. Cioè, davvero ti chiami Giant? Per me. Con Hitmonlee. E andiamo con Raffica. Purtroppo è l'unico attacco volante che abbiamo decente. Anche se avremmo Charizard volendo, eh. Charizard con Aerial Ace, che one-shotterebbe tutti. Però dobbiamo far prendere esperienza anche ad altri Pokémon. A questo punto usiamo Twister. Dovrebbe batterlo comunque. Ok. Perfetto. Battuto. E andiamo a batterlo. Usiamo una super pozione. Anzi, una pozione. Usiamo le pozioni finché ce l'abbiamo. Ecco fatto. E proviamo a battere l'ultimo. L'ultimo allenatore del Grand Prix. Così sei il mio ultimo sfidante? Alright, bene. Iniziamo. Vada, vada, signor Anthony. Black Belt Anthony. Con Hitmonchan a livello 30. E questo potrebbe avere tipo gelo pugno e one shotarci, eh. Per usa match punch. Un altro match punch. Ma cos'è match punch esattamente? Pugno rapido? Non credo come è stata l'animazione. Andiamo a curarlo. Agilità, perfetto, tanto era già più veloce di noi. Un'altra raffica. E poi se non usa mosse particolari dovremmo aver vinto. Ok, match punch, perfetto. Abbiamo vinto. Pidgeotto salirà a livello 31. E non impara attacco d'alarm. Infame di un uccello. Sei stato fantastico. Ecco, tieni questo per, come ricompensa per la vittoria del torneo. Una black belt. Ok. Una black belt che potremmo dare a Primeape, ma che non daremo a Primeape, tanto non useremo mai. Detto ciò, torniamo al centro Pokémon, curiamoci e dirigiamoci poi alla palestra di Erika. Ecco qua. Un po' di cure. Tra l'altro nella palestra di Erika, essendoci Pokémon di tipo erba, PG8 la farà ancora da padrone, insieme a Charizard ovviamente. Eccoci qui, portiamoci in zona palestra, diamo un'occhiata al vecchietto. Questa palestra è fantastica, è piena di donne. Va bene, maestro Muten sei tu. Comunque, eccoci qui, capo palestra della città di Azzurropoli, Erika, la principessa amante della natura. Principessa amante della natura che faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!